Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con la video recensione del dodicesimo episodio della sesta stagione di Once Upon a Time, andato in onda ieri sera negli Stati Uniti. Parto con una premessa. In Once Upon a Time ci sono dei personaggi che hanno praticamente incontrato chiunque a seconda di quanto questo possa essere utile ai fini della sceneggiatura. In primis abbiamo Rumple, che ormai è certo abbia stretto accordi con il mondo, ma ultimamente anche Pinocchio non scherza. Ora, la cosa è divertente, però per certi versi mi fa un po' storcere il naso, perché per quanto in certi casi sia inevitabile creare un passato ex post, il rischio di scrivere qualcosa di forzato resta sempre dietro l'angolo. In tanti casi, infatti, la domanda non può che sorgere spontanea, ossia perché non si è mai parlato di questo fatto prima d'ora? Ciò premesso, andiamo ad analizzare un po' meglio questo episodio. L'approfondimento sulla famiglia biologica di David è stato sicuramente ben riuscito e assolutamente dovuto, visto come ci avevano lasciati prima della lunga pausa. È stato bello vedere David alla ricerca della verità a qualunque costo, ed altrettanto bello vedere Hook stargli vicino per tutto il processo, anche se diciamo che dopo aver visto la fine le nostre considerazioni sono un po' cambiate, però insomma anche se i motivi non sono stati del tutto ortodossi, l'importante è che la sua presenza sia servita a far capire a David che la vendetta non porta ad essere più forti e che non avrebbe fatto sì che lui onorasse la memoria del padre. Peraltro, in questo contesto, io farei notare il fatto che per Hook la cosa più importante sia sempre far bella figura agli occhi di David, far sì che lui lo ritenga una persona degna di nota e quindi è inutile che ci mostriate la scena in cui Hopper fa gli occhi a cuoricino nel momento in cui vede l'anello nuziale, neanche fosse il rappresentante di tutte le Captain Swan accanite e adorate. In realtà la vera coppia romantica è e resta quella di Hook e David. Non a caso la benedizione per il matrimonio è arrivata dopo uno sguardo a dir poco sconvolto. A parte gli scherzi, sono contenta di aver trovato conferma a quello che era il mio sospetto, ossia il fatto che Hook c'entrasse con la morte del padre di David. Perché questo potrà creare degli sviluppi interessanti nelle dinamiche dei diversi personaggi. Sappiamo che in tanti hanno commesso degli errori, sappiamo che in tanti sono cambiati, però è sempre possibile perdonare tutto se c'è stato un palese cambiamento. Quando emergerà la verità, in questo caso potrebbero essere scritte delle cose molto interessanti. E non posso che dire che Josh Dallas, per quanto in linea generale non sia uno dei miei preferiti all'interno di questo cast, in questo episodio ci ha regalato un'interpretazione veramente notevole. Mi ha convinto molto e di questo sono davvero soddisfatta. Grazie al cielo, poi almeno Regina si è ricordata del fatto che Robin non avesse soltanto la piccola Robin, ma anche il povero Roland, visto che Snow e Selina hanno pensato bene di sbattersene altamente e di menzionarlo. Per carità, so che è solo la bambina al momento e a Storybrooke, mentre Roland è lontano, però voglio dire, questo ha perso chiunque, povero Cristo, magari potrebbe essere anche abbastanza interessato qualora questo nuovo personaggio riacquisisse in qualche modo l'essenza del vero Robin. E tra l'altro trovo esilarante il modo in cui Robin piano piano scopre la verità su tutto quello che è successo e si ritrova a doversi sorbire gli It's Complicated di Regina, neanche se sta ascoltando un riassunto di Pretty Little Liars fatto da Caleb. Ho poi da dire una cosa su due personaggi. Per quanto riguarda Selina, continua a dispiacermi il fatto che il potenziale di questo personaggio sia stato definitivamente buttato alle ortiche. Ormai la vediamo solo fare minacce random, essere assolutamente odiosa anche quando non ce ne sarebbe bisogno e sono veramente dispiaciuta perché aveva tanto da dire ed è stata completamente sprecata. Mentre per quanto riguarda Snow, che ultimamente è stata un po' messa ai margini purtroppo per via della maledizione, mi viene da dire soltanto una cosa. Cara Ginny, io ti trovo veramente adorabile, ma ti prego, fatti crescere i capelli, perché con quelle orecchie il taglio corto ti dona meno degli outfit da nonna Belarda che ti propinano danni a questa parte. Quindi per favore fai un dono a te stessa prima che sia troppo tardi. E concludo poi col dire che sono davvero curiosa di scoprire come verrà sviluppato il rapporto tra Robin e Regina, perché dopo una scelta istintiva fatta col desiderio spasmodico di recuperare in qualche modo ciò che era stato brutalmente distrutto, adesso lei si ritrova a gestire qualcosa di concreto e sta cominciando a capire che forse niente potrà più tornare come era una volta, quindi le cose saranno effettivamente molto complicate. In questo momento Robin è assolutamente una mina vagante e mi interessa molto scoprire quale percorso decideranno di fargli fare gli autori. Aggiungo poi che questo episodio mi ha dato un'ulteriore conferma di una cosa che già penso da tempo. Quando ci si concentra sulle dinamiche che coinvolgono i personaggi storici, piuttosto che creare brevi archi narrativi basati sul nulla, i risultati sono sicuramente migliori. E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo episodio? Vi è piaciuto il plot twist che ha coinvolto il personaggio di Hook? Secondo voi come reagirà David quando scoprirà la verità? Ditemi tutto con un commento. Io per adesso mi fermo qui, vi do appuntamento la prossima settimana con una nuova video recensione, vi lascio nell'info box oltre ai link ai miei social, anche il link della pagina serie TV Inside, molto bella, andate a mettere il vostro like. Se questo video vi è piaciuto, spolliciate verso l'alto e se non l'avete ancora fatto e vi va, iscrivetevi al canale. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!